499 alunni di diversi istituti cremonesi, tra cui Anguissola, Liceo Aselli, Einaudi, Ghisleri e Romani di Casalmaggiore, hanno illustrato i loro lavori nell'ambito del progetto legato allo sport, che ha fatto emergere le loro peculiarità nei vari ambiti attraverso forme diverse, dal filmato al disegno, alla musica, al videogioco. Abbiamo interpretato in un TG dove abbiamo appunto spiegato sotto forma di video il nostro argomento, ovvero l'evoluzione dei materiali e delle nuove tecnologie nello sport e nelle Olimpiadi. In particolare abbiamo scelto quattro sport che sono il nuoto, abbiamo parlato dei costumi, l'asta nell'atletica e poi le bardature nell'equitazione e le protezioni e le spade nella scherma. Il mio gruppo in particolare ha esposto un progetto su i videogiochi delle Olimpiadi, cercando di capire perché siano così popolari, cosa pubblicizzano e se in effetti pubblicizzano praticare sport. Abbiamo analizzato delle fonti primarie che abbiamo ritrovato nel Dipartimento di Musicologia di Cremona di queste composizioni realizzate da Oreste Riva. Oreste Riva era un compositore cremonese che ha partecipato alle Olimpiadi delle Arti nel 1920. A queste Olimpiadi lui è arrivato secondo, vincendo la medaglia di argento, e pensare che lui ha lavorato su questi fogli che noi teniamo in mano ci fa emozionare profondamente. Un progetto nato 2 anni fa con al centro Olimpiadi e varie discipline e ambiti sportivi, che ha evidenziato il binomio scuola e sport. Lo sport non è solamente il risultato agonistico di chi vince e di chi perde, ma c'è anche un sottofondo culturale, etico e artistico di grande livello, e questo è quindi quello che ci ha reso più contenti. Veri protagonisti i ragazzi. Hanno comunicato interesse, passione, voglia di conoscere, che ci ha stupito da una parte e resi orgogliosi per il progetto che abbiamo proposto.